Presidente, sarà del mio avviso che questo progetto ha avuto un notevole successo, in quanto l'ultima stagione, l'ottava, ha visto un numero di appassionati che si sono anche avvicinati per la prima volta. Io spero che anche questa nona stagione riscuota il successo delle precedenti e nel cedere la parola al Presidente, auguro a tutti una buona serata e un buon ascolto. Io non la trovo lunga, come sapete, perché ha già parlato l'assessore della cultura, quindi le cose è meglio ascoltarle che non dirle. Comunque, il momento clou della serata è il concerto per violino orchestra Turkish, perché la ripresa, vedete, dal finale, al rondò finale, è un motivo proprio all'Europa, e quindi il violino seguirà questo motivo particolare. È così chiamato concerto, quindi alla turca. Ma quello che conta è che per la prima volta Mozart comincia a entrare un po' nell'ottica anche del virtuosismo mirabolante, che poi sarà invece dei grandi virtuosi dell'Ottocento pieno, con questo concerto per violino e orchestra. Nella prima parte, forse avete notato, c'è un errore nel programma di sala, perché se riprende invece quello che era il programma originale, ci sarà per iniziare Haydn con il numero 55. Lì praticamente dopo un periodo Sturm und Drang si ritorna al didascalismo puro, cioè è, come vedete lo stesso dal titolo, il maestro di scuola, e quindi ha uno scopo quasi didattico, non è più banale, non è banale, sempre Haydn non è banale, d'accordo, però non è più certo il Haydn precedente, e non è neanche quello che seguirà con le sinfonie di Parigi e Londinesi. Poi avremo l'ultima sinfonia di Mozart, quella in sol minore, che è poco considerata da piccola, perché poi la grande sapete tutti qual è. Questa però la ricorderete senz'altro, perché vi ricorderà il film di Milos Forman su Amadeus Mozart. Mentre io terminerei solo col dirvi che sono molto soddisfatto di questi anni, perché abbiamo iniziato un po' in sordina, poi le cose sono sempre migliorate, e questo grazie al maestro Carbot. Io tributerei un applauso al maestro Carbot. Soprattutto perché mancava anche il teatro. Noi abbiamo riscoperto il teatro San Rocco con i suoi limiti, però ci ha potuto coadiuvare e portare sempre con un maggior effetto sonoro, una maggior qualità nella scelta dei programmi, questo Carbot, che praticamente faceva rinascere dalle ceneri Milano Classica, perché era vecchio Angelico, ma poi ovviamente sapete bene che attraverso di lui ha fatto anche una grossa carriera il maestro, e di conseguenza poi è entrato anche a far parte dei pomeriggi musicali. Questo è importantissimo per noi, perché già io mi prefiggevo, appunto, per il futuro, di portare avanti un discorso ancora più impegnativo, cioè entrare nel grande sinfonia.